Ciao, sono a Caserta e alle mie spalle c'è il Covid Hospital, siamo all'ospedale Sant'Anna. Perché voglio spiegare a De Luca una differenza basilare della lingua italiana, la differenza che c'è tra vuoto e chiuso. Perché stamattina su Facebook ha scritto un ennesimo post in cui dice che i Covid Hospital sono vuoti. Significa sostanzialmente che sono immediatamente utilizzabili e sono vuoti perché mancano i pazienti, il che sarebbe un'ottima notizia. Peccato che le cose non stanno così e vi spiego per quale motivo e spiego a De Luca la differenza tra il chiuso e l'aperto. Questa è una scatola e questa è una scatola vuota. Questa è una porta chiusa, questo è un ospedale chiuso. Vuoto, chiuso, vuoto, chiuso. Lo ripeto perché evidentemente De Luca non conosce bene l'uso del nostro vocabolario. Che significa che questi Covid Hospital sono chiusi? Non solo questo, anche quello di Salerno è chiuso. Significa che soldi nostri, con cui sono stati costruiti questi ospedali modulari, sono stati al momento buttati. Parliamo di 18 milioni di euro per tre ospedali, di cui solo quello di Napoli è parzialmente attivo. Caserta, davanti a cui sono, è chiuso, come potete vedere. Quello di Salerno anche. Sono chiusi non perché non ci siano pazienti, sono chiusi perché mancano i collaudi, perché la Med, che è la ditta che ha costruito questo ospedale, non ha rilasciato la documentazione necessaria per l'apertura. Questo è il paradosso di una spesa che è stata fatta inutilmente buttando i nostri soldi. Nel frattempo, in questi anni, De Luca, che ora si erge a eroe della nostra Campania, ha chiuso degli altri ospedali, proprio qui nella provincia di Caserta. Ha chiuso l'ospedale di Teano, che era l'unico che aveva tutta la documentazione necessaria. Ha ridimensionato l'ospedale di Capua. Sono ospedali che sono utilizzabili. Avrebbe dovuto riutilizzare, avrebbe dovuto riaprire quegli ospedali per affrontare l'emergenza Covid. Cosa ha fatto? Ha costruito ospedali chiusi con i nostri soldi. Un'ultima volta. Questo del caro De Luca è vuoto. Questo è chiuso. E gli ospedali chiusi non servono a nessuno, forse solo al tuo spot elettorale.